Buongiorno a tutti. Europa o non Europa? Questa è veramente il dilemma di questi giorni. È quello di cui si parla, si anima il dibattito ampiamente in questi giorni. Abbiamo sentito la voce forte e chiara del Presidente Rossi. Nei giorni scorsi abbiamo sentito la voce di Bruxelles con la lettera e abbiamo sentito i nostri giornali titolare spaventati che l'Italia si scopre euroscettica. Adesso vedremo con uno studio fatto da Lorient Consulting in esclusiva per i giovani imprenditori che cosa pensano veramente gli italiani. E partiamo proprio da questo studio, dall'Eurobarometro, per una rilettura complementare. Perché è vero che il 44% degli italiani si dichiara a favore, ma se la matematica non è un'opinione e il 32% è indeciso, significa che neanche il 20% o circa il 20% è euroscettico. E approfondiamo i passi successivi. Qual è la relazione che gli italiani oggi auspicano con l'Europa? Beh, innanzitutto hanno abbastanza fiducia nell'Europa, leggermente meno di quella che hanno nello Stato italiano, non è tantissima, lo sappiamo, ma è comunque un rapporto equilibrato tra i due poteri. La vera novità è che sempre di più sta crescendo il numero 49%. Il 49%, un italiano su due vuole stare in Europa, ma vuole cambiare la relazione che l'Italia ha con l'Europa. Ed è qui la domanda di contenuti che bisogna riempire in vista delle elezioni europee. Perché tre italiani su quattro desiderano rimanere in un'Europa diversa, che l'Italia resista. Solo il 18% invece vorrebbe uscire. Da molti mesi noi misuriamo l'euroscetticismo, ossia il senso di diffidenza che gli italiani hanno in previsione delle elezioni europee. Ecco, ad oggi c'è stata una ripresa, ma siamo ancora a quelli che sono i valori del periodo della campagna elettorale delle elezioni politiche. Prevediamo, se vedete i circolini, che gli elettori della Lega e gli elettori del Movimento 5 Stelle ovviamente sono quelli più schierati contro l'Europa, e c'è poi un 39% che è molto consistente, che è rappresentato dall'astensione e che potrebbero tranquillamente non andare a votare, ma che in realtà potrebbero essere mobilitati da una forte campagna mediatica e quindi magari prendere una posizione che storicamente non hanno mai preso nei confronti dell'Europa. Quindi questo è il question mark che rimane in previsione delle prossime europee. Ad oggi non c'è nulla di anormale nell'euroscetticismo. Certo, si sente solo la voce di chi vuole uscire dall'Europa. È questo il vuoto che risuona. Si sente solo quella voce. Peraltro, in previsione delle elezioni, noi ci aspettiamo che questo 39% aumenterà nel corso del 2019 fino a che andremo a votare. Parliamo quindi di contenuti. Che cos'è oggi l'Europa per gli italiani? Intanto, in effetti, sono divisi. Circa la metà dà almeno una risposta positiva, ma ben più della metà dice che c'è almeno una cosa che non va. E cosa sono le cose che non vanno? Beh, un po' la disillusione. Un italiano su quattro, un po' di più, 28%, ci dice che è un sogno mal realizzato. Vero, forse. Uno spreco di risorse, un peso economico per l'Italia, un organismo poco democratico. Ma abbiamo anche le componenti positive, abbiamo che resta, sempre per il 26%, un'unione di popoli e di culture. E qui il tema del Presidente Rossi con l'unione sociale e l'unione nella diversità. Per il 20% resta un'opportunità. Ci sono le basi in Italia per creare dei contenuti per raccontare un'Europa. In crescita, ad esempio, il primo passo verso il progetto di uno Stato federale europeo. Probabilmente, se l'Europa andasse veramente nella costruzione di qualche cosa di concreto e non in un dibattito gli uni contro gli altri, i voti
potrebbero andare in diverse direzioni. Poi abbiamo chiesto agli italiani che lavorano, che cosa rappresenta per loro l'Europa in relazione alle imprese. Hanno un'idea nitida, chiara, l'export. L'Unione Europea ci aiuta negli accordi economici internazionali. Gli italiani ne sono consapevoli. Ci aiuta nell'innovazione, ci aiuta negli investimenti e sempre per il 50% per i mercati finanziari. Certo, per una piccola percentuale, per il 7%, rappresentano solo ostacoli, però per circa il 18% degli italiani sono solo vantaggi stare in Europa. Ma chi è che decide in Europa? I giochi di potere come si fanno? Chi ha potere di influenza? Beh, indubbiamente in questo momento la percezione degli italiani è che l'Europa sia germanico-centrica e probabilmente è uno degli aspetti che non gli va bene. A seguire, ma con un lunghissimo distacco, c'è la Francia. La cosa che a noi ha colpito moltissimo è che la Francia praticamente pesa tanto quanto l'influenza di Trump. La percezione è che l'Europa faccia fronte comune verso i poteri forti stranieri, la Russia, la Cina e gli Stati Uniti, che vengono ampiamente prima come capacità di influenza dell'Italia e di tutti gli altri paesi membri dell'Unione. E quindi qual è il futuro che ci si attende, che si chiede all'Europa? Qui il nostro sondaggio è assolutamente allineato a quello appena uscito dell'Eurobarometro. Il primo tema è la politica sull'immigrazione, figlia ovviamente del dibattito mediatico di questo periodo, di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, ma anche figlia di un disagio che noi monitoriamo sempre crescente per gli italiani. E per la seconda voce, il 30%, il mercato del lavoro. Gli italiani chiedono di unificare il mercato del lavoro e a seguire le politiche pubbliche, la federazione in Stati Uniti d'Europa, la politica internazionale più condivisa e poi le altre minoritarie. Vi sottolineo solo che solo il 10% chiede di cessare di esistere all'Unione Europea in senso esplicito e di tornare agli accordi fra Stati. Passiamo alla sezione innovazione e sviluppo. Abbiamo chiesto, quindi abbiamo cercato un pochino di capire che futuro vedono per l'Italia, quindi gli abbiamo chiesto il futuro dell'Europa e adesso andiamo in profondità a chiedergli qual è il futuro dell'Italia. Ecco, la visione è una visione in cerca di sicurezza, di garanzie, di protezione, un sistema di rete. Dunque gli italiani si schierano ovviamente, nessuno magari lo dichiara, comunque contro l'evasione fiscale, in cerca di normative sulla sicurezza, quindi le espulsioni battono il 58% contro il 33% l'accoglienza dei migranti, le tutele dei lavoratori contro la flessibilità del lavoro. In particolare tutta l'area di centrodestra si schiera, come immaginabile, più sui temi dello sviluppo industriale, sui servizi e sulla flessibilità del lavoro, mentre tutta la parte di centrosinistra assolutamente sui sistemi di accoglienza e di sostegno al reddito. Questa è una mappa che noi abbiamo creato di correlazione cercando di incrociare il posizionamento dei partiti, degli elettori con la visione del futuro. Ed è veramente connotato. Innanzitutto, se vedete Liberi Uguali e il PD dove stanno nel nulla. Quindi la percezione degli elettori è che PD e tutto il centro-sinistra siano fuori dai temi della visione del paese. Poi c'è la Lega,
che è assolutamente connotata con quelli che sono i suoi temi, ne esce un partito caratterizzato identitario, espulsioni e flat tax. Ma il tema vero che ci ha stupito è quello del Movimento 5 Stelle, nel centro. Dunque, per la dimensione della base elettorale ci sta che sia mediano, ma in realtà non risulta caratterizzato da alcun tema, perché sta esattamente in mezzo tra lotta all'evasione e sostegno al reddito, sviluppo industriale e sostenibilità. E quindi è come se ognuno degli elettori volesse vedere un tema diverso. Le conseguenze dell'innovazione? Beh, allora, si aspettano che causerà scomparsa di professioni per il 78% e solo per il 45% verranno compensati da nuove forme di lavoro. Per questo chiedono allo Stato una nuove forme di riqualificazione professionale e in particolare si aspettano che sia lo Stato a garantire la nuova formazione. Mi ha molto colpito quanto le aziende non siano ritenute soggetti responsabili della formazione e dell'aggiornamento delle competenze dei loro dipendenti e come ciascun singolo individuo non si ritenga responsabile per se stesso. Questa è una chart simpatica, abbiamo chiesto agli italiani spontaneamente se sanno chi è il Presidente del Consiglio, bene, l'86% ci sa citare Conte, però dice che è totalmente delegittimato perché il 32% degli italiani, ben in crescita rispetto all'ultima rilevazione di giugno, ritiene che a decidere siano solo Salvini e Di Maio. Gli abbiamo chiesto poi cosa ne pensano dei ministri. Ovviamente Savassan dir che Salvini e Di Maio sono i più conosciuti, sia spontaneamente che quelli che hanno un giudizio comunque più positivo, intorno al 50-60%. Il ministro Tria ne esce bene, poco conosciuto, ma molto apprezzato da chi lo conosce. L'unico elemento divergente è il ministro Toninelli, che è veramente poco conosciuto, il 19%, e al 49% alla conoscenza sollecitata, ed ha un livello di gradimento inferiore al livello di conoscenza. È l'unico caso. Questo è l'andamento del governo, il giudizio sul governo. Beh, come vedete si sta incurvando diversamente, siamo al 50%, il livello è ancora molto buono rispetto ai governi precedenti, ma vedete che la curva incomincia a prendere l'inclinazione di tutti i governi precedenti. L'unico differente è quello di Gentiloni, ma lo stallo governativo che c'è stato a fine del suo mandato. Bisognerà vedere se nei prossimi mesi terrà questo 50% o inizierà veramente a calare. Quindi abbiamo chiesto le priorità. Beh, allora, gli italiani si aspettano riforme del lavoro, misure sociali e misure sull'immigrazione. Il 13% per la prima volta segnala che la stabilità economica è un tema e una richiesta urgente e quindi è la primissima volta che questa cosa accade. In termini di provvedimenti della manovra, sanno che l'IVA al 44% è fondamentale. La pensione di cittadinanza, quota 100, le misure per le imprese, quindi la flat tax per i professionisti e il taglio dell'IRES sono veramente in coda alla priorità degli italiani. Ma quali timori hanno su questa manovra? Beh, il 70% si rende conto che la manovra in deficit è pericolosa e il 30% la ritiene veramente molto pericolosa per il futuro del paese, tant'è che il 74% degli italiani teme per il futuro che la situazione economica del paese peggiorerà in seguito alla manovra. Beh, ma perché può peggiorare la situazione politica del paese e la situazione economica? Beh, perché mancano i sostegni alla nuova occupazione, mancano i sostegni per i giovani, gli incentivi alle aziende, manca l'innovazione, la crescita per gli investimenti, ovviamente al netto del tema della sanità che è sempre il primo per tutti gli italiani. Vado molto velocemente e mi avvio verso le conclusioni sui trend delle intenzioni di voto. Se si andasse a votare oggi, è per quello che misuriamo il trend, Lega e 5 Stelle mantengono e consolidano quello che è il loro vantaggio competitivo elettorale. Vediamo meglio nel dettaglio in che modo. Beh, il Movimento 5 Stelle dalla manovra esce molto rafforzato.
a discapito della Lega, che invece nel periodo estivo, con tutto il tema dei migranti, aveva guadagnato moltissimi, moltissimi punti. La sinistra continua inesorabilmente a scendere. Ma come sono i movimenti interni? Beh, è interessante capire come il Movimento 5 Stelle abbia una perdita netta sui temi dell'astensione. È andato al governo riuscendo a richiamare l'interesse di molti che non andavano a votare, ma adesso ha un flusso in uscita maggiore e perde il 4,5% nei confronti della Lega. La Lega, che continua a crescere e mantiene il suo 30%, ha preso il 3% da Forza Italia, il 4% dal Movimento 5 Stelle e altrettanto dall'astensione, quasi tutti al Sud Italia, consolidandosi sempre di più radicata sul territorio nazionale. E infine, giuro è l'ultima, mi avvio alle conclusioni, un focus sui giovani che abbiamo fatto in onore dei giovani industriali per vedere cosa ne pensano e come si distinguono dalle analisi che abbiamo fatto sul totale degli italiani. Beh, sono più forti nel chiedere che non aumenti l'IVA, sono più forti nel garantire i diritti dei più deboli, perché i giovani credono nella difesa dei diritti dei più deboli e nei valori, però sono i più forti a sottolineare che nella manovra manchi qualcosa per loro, mancano il sostegno alla nuova occupazione, mancano le misure per i giovani. E ritengono con più forza degli italiani che l'innovazione nelle industrie italiane chiederà un cambio di competenze, che molte persone usciranno dal mercato del lavoro per questo motivo, però sono altrettanto consapevoli che le persone che usciranno non lasceranno il posto a loro, perché non è per nulla scontato e loro lo sanno. Comunque la loro ricetta e la strategia è rimanere nell'Unione Europea, più 9% rispetto al campione italiano, che è moltissimo. Grazie a tutti. Grazie, grazie dottoressa Melchioni.